Raccontarvi questa bellissima giornata da Vallelonga. Siamo all'ultimo, ci siamo la partenza in pole, Ieraci numero 14, Foggia 71, Sabatucci 85, ricordo naturalmente, attenzione, ho visto scattare forse quindi della 2,5. Sì, però devo dirti anche che è il miglior tempo sul giro, 1,55. 1,55, vediamo un po', 58 per Foggia, 59 per Iera. La 2,5 finisce, direi, a Stefano Nepa, che era terzo. Stefano Nepa, saranno contenti i suoi sostenitori. Stefano Nepa, sì, ve lo confermo. Prontissima con Stefano Nepa, che non sentirà l'intervista perché ha tutti i suoi fans che gli urlano. No, dai, la gara è andata benissimo. È stata bellissima la gara. Questa è la mia prima vittoria in premoto 3. Devo ringraziare tutto il mio team, papà, in questo weekend hanno lavorato molto, e tutti i miei sponsor. Sei stato bravissimo, complimenti. Grazie. Va a pescare i fan di Nepa, che davvero si è meritato. Comunque questo risultato. Intanto alla fine immagini, la sua gara l'ha fatta come Stefano Nepa, numero 81, l'ennesimo slow, ed eccoli qua. Sono tantissimi, tra l'altro. Sì, ma sono... Guarda, l'ho visto prima in tribuna. Saranno un centinaio, credo. Sì, in tribuna, sono un bel gruppo. Sì, davvero, davvero un bellissimo gruppo. E quindi dicevo Nepa, e poi Spinelli e Triglia, gli altri due piloti che vanno a completare il podio della 2,5. Eccolo qua! E scoppia la torsida sotto il podio di Vallelonga. Non è altissimo Nepa. Però sai che dice, sai che c'è, tanto sono primo comunque, e questo è quello che serve.
tabella tricolore, oltretutto, come abbiamo visto prima dalla grafica, Stefano Nepa, 77 punti, contentissimo perché ha ribaltato completamente la situazione non solo della gara ma anche del campionato. Dal Pullman, Stefano Nepa e poi tutto il suo entourage, fan club, tifosi e quant'altro. Sì, Andrea, sono i più rumorosi del paddock. Abbiamo qui lo zio e team manager Adriano. Cosa ci aspettiamo da questa gara, Adriano? Da Stefano sicuramente ci aspettiamo una gran bella gara. Penso che andrà subito all'attacco perché l'ho visto molto più convinto anche nel warm up di questa mattina. Ha portato un ottimo passo gara, dai, secondo me le vedremo del bene. Anche per quelli della 2.5-4 tempi, tutto pronto, Imola, ci siamo, ultimo start di... Oh, però comunque lì vediamo se cerca subito una staccata, secondo. No, rimane terzo. E Triglia è già quarto. Terzo Nepa. Squillino le trombe perché qua in tribuna i fan stanno facendo un gran casino. Sì. Si fanno sentire parecchio. E allora ancora Vietiramos davanti, Arbolino e poi appunto Nepa. Nepa! Oggi è carico! Mamma mia! Carico due in un colpo solo! Due in un colpo solo ed è davanti a tutti alle acque minerali. Sì, un po' d'ombra là, qua ovazione intanto dagli spalti. Gran gara. Sottolineare però dei fans di Nepa che è una cosa molto importante che vengano qua, che seguono questo ragazzo. Ne stavamo già parlando anche con Ezio Gianola, sarebbe una cosa sana che ci siano tanti fans che potrebbero dargli anche una mano, insomma, che passano 100 lire per uno. Il fans club forse serve anche per questo, perché è una soddisfazione di tutto quanto il paese poi vedere un suo rappresentante poter andare avanti. Lungo, non si finisce più, io non voglio parlare di ieri, voglio parlare di oggi, qua stanno facendo da matti. E qui si deve salvare lì alla tosa. Sta l'erba. E Nepa era veloce già nel warm up stamattina e oggi non si gira, ragazzi, questo vuol dire che è molto molto determinato. A differenza di qualcun altro vuol vincere la gara e basta, non importa se sia 2, 4 tempi o 5 tempi, l'importante è vincere la gara. Moto ferma, attenzione, vedevamo delle bandiere gialle. Fabri. Già prima rossa, credo, la vedo sventolare, bandiera rossa. Si dovrebbe essere finita, 8-11, 8, siamo arrivati a due terzi d'ora. Nepa, io penso che quando arriverà qua sotto cadranno le tribune. Sì, penso anch'io. Intervengo a gamba tesa, ma solo perché coordinamento ci comunicano che le moto vanno dritte al parco chiuso, quindi che era finita. Scusate, c'è un controordine, sembra che in realtà vogliono farli riallineare. Adesso ci siamo, pochi secondi, allora 5 giri, 3, bandiera verde, ci siamo, alta. Si parte, attenzione. Sabatucci e Guido Latosa. Nepa sta attaccando. Sì, Nepa. Nepa ne su Sabatucci. Il comando, quindi Arbolino e poi Sabatucci, Nepa. Sabatucci rischio, dritto, mamma mia. Peccato. E Nepa ne approfitta perché ovviamente anche Arbolino, tamburello, variante del tamburello, dentro ancora una volta Arbolino, Nepa secondo me nel cambio di direzione, ancora quasi affiancati, i due si incrociano ancora in uscita. Vedi questa volta Nepa alla Villeneuve, Nepa davanti, ancora Arbolino, mamma che... In questo momento Nepa sta cercando di... Ci prova. Ci sta Ieracci. Anche se dura, anche se... No, è successo qualcosa, Nepa è terzo, ha perso due posizioni, niente bassa e poi ultimo giro. Ultimo giro, ci prova Nepa. Vediamo cosa succede qui, variante bassa, sembrano quasi affiancati. Nepa è affiancato da Arbolino, sono tutti e due, la staccata e va dentro.
perché adesso quindi Nepa. Però ne ha passate due Nepa, eh? Nepa ragazzi voleva far saltare i suoi tifosi e ce l'ha fatta. Nepa, Ieraci, quindi si contendono la 2.5-4 tempi e si lanciano. E Arbolino lì ci proverà. Chissà, vediamo, è lontano, che manca poco, lontano, siamo alla tosa, attenzione, Arbolino! Vanno larghissimi Arbolino, vanno larghissimi sia Ieraci che Nepa e si butta dentro Arbolino. Sono tutte e tre affiancate. Mamma tutte mia, salita verso arriva la... Arriva anche Spinelli. Verso lì, la piratella, Spinelli. È secondo Arbolino a questo punto, Nepa terzo, però occhio perché arriva Spinelli numero 29. Io toglierei l'ultima variante, la toglierei adesso. Toglietela! Al volo, ripristiniamo il circuito auto! Mamma mia, attenzione perché... Oh, variante alta, Ieraci, tutto il cordolo si muove l'anteriore di Nepa. Nepa, se la stanno rischiando parecchio, ovviamente, sono al limite. Nepa, attenzione, non ci sta. Questa è una picchiata paurosa verso la riva. Attenzione, ancora una volta si decide. Ci prova tutto anche stasera, ci alla prova variante anche stasera. Bassa, ci riprova ancora la variante bassa. Vediamo la se Arbolino rischia. Oppure no, no, chiude no. così. Bravi, e quindi. Bravi. Stefano Nepa, il vincitore della gara di ieri, che è concentratissimo per questa gara. Stefano, cosa ti aspetti? Sì, speriamo di far bene. Ieri è stata una gara molto strana, oggi è tutto diverso e speriamo di ripetere la gara di ieri. Il tifo non ti manca, noi te lo facciamo un enorme in bocca al lupo, quindi a te la gara. Grazie, credo. A voi la linea. Grazie mille, eccola qua la tribuna Nepa praticamente. Tribuna. sono sempre di più. Allora, a onore del vero bisogna dire che li abbiamo visti dall'inizio, non è che vengono adesso che Stefano è no, davanti, infatti, che vince. Incredibile. Quindi questo bisogna ammetterlo. Bravi, perché durante la gara c'erano anche dei miei amici proprio in quella tribuna lì. E hanno detto che tifavano alla grande e poi passavano con i cesti di frutta. Era proprio una festa, sì, quindi sì, bellissimo. Complimenti. Penso che abbiano fatto una mega grigliata. Complimenti, oggi, non lo so, sì, stupendo. Ieri sera a Rosticini, o l'altra sera se non sbaglio, io sono arrivato tardi, c'erano rimasti solo gli stecchini di legno. Ecco, anche te. E quindi niente, bravissimi. Magari sì, quanti facessero così, ecco, sì, sì. Sono contento perché Stefano vive questa cosa bene. E bene, il motociclismo è nato così con la passione del pubblico e queste cose fanno solo un gran bene. Ah, sono d'accordo con te, poi giustamente dicevi, è vero, sono i supporter di Stefano Nepa, però alla fine è un entusiasmo un po' per tutti, certo, insomma, certo, si divertono, quindi coinvolgono. Tifano per uno, ecco. Ma non tifano contro qualcuno, quindi esatto. Questo è lo spirito giusto. E poi seguono un po' insomma tutto il resto, quindi ben venga. Senti, siamo già in clima pre-Moto 3. Sì, è un bel cambiamento, però visto il CIV è strano, si ribalta in un attimo. Sì. Vedremo, godiamocela. Io penso che Stefano Nepa con il pubblico vorrà non solo gestire ma fare una bella gara. Sembra tutto pronto, lo è, si spengono i LED rossi e via anche alla pre-Moto 3 e al suo grandissimo show e i suoi giovani ma straordinari grande piloti. Partenza di sì. La scivolata e staccata di Sintoni che si appoggia su Nepa. Wow. Nepa che non vuole perdere il trenino di Ieraci. Visto bene Nepa. Bravo. guardate Nepa con la moto qua gialla, celeste e bianca con il suo stile, ecco, si sporge molto dalla moto un po' la Tony Elias. Vieti, guardate, Ramos e Arbolino sempre davanti. Guardate un po', Nepa ha passato Spinelli e marca da vicino Ieraci. Come detto, bella Spinelli! Strategia Spinelli, mamma mia.
ragazzi. Ma Nicolas, che rischi, queste staccate interne. Usa tanto. E lo ripassa, sai? Mamma mia, Bagar sotto la tribuna, mi Nepa. Mi sa che è ritornato sotto la tribuna davanti. Nepa. No, resiste Nepa, numero 81, mantiene la posizione su Spinelli, 29 metri 14. Ieracci accodato a Kevin Zannoni. Aspetta, guarda Nepa su Ieracci. Qui ne Nepa, fa un'altra. Nepa su Ieracci, che però chiude. Qui ne fa un'altra, si è lanciato. E ancora Zannoni. Qua, ragazzi, Nepa è passato su Ieracci. Nepa è passato su Ieracci. Bella sua stazza. Bravo. Fisica così piccolina lo aiuta anche il rettilineo e ne ha approfittato la grande. Ma Stefano, ragazzi, sembra sempre molto molto tranquillo, ma quando è in moto è un piccolo animaletto da gara. Mamma mia. Sì, un piccolo animaletto tremendo. Mamma mia. Vorrei dire, sembrava che lo dovesse attaccare Foggia, invece è stato lui a scavalcare Ieracci. Bravissimo, occhio a Spinelli su Foggia. No. Staccatona, niente no, da fare. Stacca tardi Foggia. Eccolo! Buone, dentro su Zannoni. Bravo, che bell'incrocio che ha fatto Nepa. E mantiene la corda, ma che bravo. Ragazzi, Nepa. Davvero, grande Stefano Nepa, altro pilota, senti, è cresciuto tantissimo. Da moto, e qua rivediamo lo slow-mo, va dentro Foggia, Nepa, che lì lascia correre bene la moto e si butta dentro il cambio di direzione. Questo è un punto non facile nel quale fare il sorpasso, ma ti può dare tanto, perché poi cogli un po' di sorpresa, qua saltano sulle tribune. I Nepa Boys, ovviamente. Sì, carichi di arrosticini a go-go. Ora. Serbolino 51,8 per Nepa, per occhio perché spinge. Diamo Serbolino mentre arriva la conferma di Zannoni, che con 51,7 recupera su Nepa, lo va a riagganciare, ma anche Ieracci 51,6. Cos'era? Cos'è? Da dove sbucava quella ruota? Ma che roba era? Ecco. Io non era prevista lì. No, e quella è Zannoni. Ci siamo agitati un po' era Zannoni. Zannoni. Era Zannoni, sì, alle spalle di Nepa. Fortuna che Stefano. Guarda questa immagine. E qui voleva un tentare po', un guarda. Incrocio maledetto. Dice: guardate la ruota dov'è? Guarda un po'. Eccola lì! Mamma mia! Chi è? Zannoni. È uscito. Passo dopo. No, per fortuna no. Qui ancora Spinelli. Mamma mia. Vediamo cosa ha fatto. Si butta dentro su Nepa. Quant'era lontano. Su Nepa. Bravo Stefano che ha tirato sulla moto, se no andavano in terra, no? Gli lascia il... Nel momento dello schieramento di partenza, ormai completato il semaforo rosso che si spegne, scattano i piccoli grandi piloti della premoto. Abbiamo Arbolino che riesce a mantenere la testa. Allora, si chiude un altro passaggio, vediamo il sesto passaggio, inizia ora in linea ai box, c'è Claudia Baggiari per noi. Sì, sono con Adriano Nepa, determinantissimo Stefano, nonostante sia già campione. Sì, dai, oggi penso che l'abbia detto anche in intervista prima della partenza, vuol far bagarre, si vuol divertire. Ieri ha fatto una gara un po' così di rimessa, anche perché i rischi sono sempre davvero tanti. Il vantaggio era buono e quindi intanto si è portato a casa il titolo, che era la cosa più importante. Assolutamente, ieri ha fatto il bravo, oggi mi diverto. Sì, adesso è attaccato con il gruppetto, ha avuto un avvio un po' incerto, ha avuto qualche problema, adesso però si è riattaccato con il gruppetto dei migliori, ha fatto un ottimo giro. L'ultimo con 2.08, quindi speriamo bene. Ti lasciamo al tuo lavoro, grazie Adriano. Grazie a voi, ciao. Grazie Claudia. Stefano Nepa in questo momento è nono, ma la posizione vuol dire poco perché in effetti è soltanto a un secondo dalla testa della gara e tra l'altro ha appena siglato il suo miglior giro, 2.08.829 alla velocità di 207 km orari. Ripeto, 207 km orari di velocità massima sul circuito del Mugello e non ha ancora 12 anni, li compirà a novembre. È davvero incredibile, alcuni di noi non sono mai andati a una velocità del genere. Non
Spinelli, che è undicesimo, deve aver commesso invece un errore perché ha perso 4 secondi nell'ultimo passaggio. Nepa che riceve la maglietta con il titolo di campione che ha conquistato ieri. I paid my dues, time after time. Eccola Sara Romboni, la moglie dell'indimenticato Doriano, con le due bambine di Doriano, che va a consegnare la targa al vincitore Stefano Nepa del... Thank you all, but it's been no bed of roses.